Quintino Pallante, dunque, editore di Telemolise, c'era voglia di tornare un po' a fare movimento, no? Smontare, rimontare, provare dirette, no? Questo Telemolise nel cuore era mancato lo scorso anno, lo possiamo dire. Il lavoro su questa serata parte da mesi e mesi addietro e poi si conclude alla fine in poche ore di trasmissione e già soltanto cercare questi, diciamo, questi ospiti che hanno questi talenti che sono molisani e che molti di noi non conoscono è veramente complesso, però è un modo per riscoprire noi molisani, perché siamo un popolo che ha una forza e delle capacità e anche un'intelligenza particolare ed è molto importante che ce ne rendiamo conto proprio per la nostra identità, perché noi esistiamo. E i numeri sono stati altissimi, le tecnologie impegnate sono veramente tante, tra l'altro tra qualche mese, tra marzo e maggio, ci sarà di nuovo lo switch off, quindi ci sarà da risintonizzare nuovamente la televisione per ricevere sia noi che in tutte le altre emittenti un nuovo passaggio tecnologico che, già come è accaduto nel 2012, ci vedrà in qualche modo implementare la qualità ma anche la diffusione, perché poi si amplierà appunto la diffusione dell'emittente.